si parte. L'inno brutto della Serie A, bruttissimo. Come la vedi stasera, Moro? 2-2. Attenzione. La vedi dura, eh? Durissima. Non ti ho chiesto il pronostico perché noi non li azzecchiamo mai. Speriamo. Però se lo azzecchi stasera, te meno. Dipende. Dipende come non lo azzecco. Ah, è vero. Spero che, che non lo azzecchi in bene, dai. Guarda la formazione. Andanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozzo, Gaglia, Young, Lukaku e Martinez. Mica non ci abbiamo una punta di riserva. C'è né Sanchez né Pinamonti. Adesso per fare questa azione sì, no, rigata sul destro, ma già si è fatto male. Già si è fatto male, sì. È la torsione. Tanta roba palla all'Inter, la Lauti! Come fa a sbagliare un gol così? Girato bene, poteva servire anche Bernardini che arrivava da dietro. Qui vediamo sulla costruzione con Koulibaly, cioè come fai a sbagliare un gol così? Poteva anche Gagliardini che aveva tutta la porta aperta, che arrivava da dietro. Ma doveva da Gagliardini qui. Sì, tu vuoi. No, ma dai, ma ci sta anche il tiro, perché magari sta con la testa bassa guardando il pallone e non neanche lo vede Gagliardini arrivare. Ma è un errore veramente grave. Un po' Tetris, allora qua loro arrivano là, lisci, due così che arrivano, aspettano l'assist. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Lisci c'ha la bomba, ci ho messo due secondi noi. Qui Ciuchi chiuso e poi la palla arriva. Mamma mia! Male che l'ha spezzata fuori. Anche di tanto però. Attaccare gli spazi con quello. Si stanno ricollando, no? Sempre stata lenta la partita. Se il Napoli gioca così, c'hai bisogno di qualità nel secondo tempo, raga. Buono! Barella! Prova! Si gira bene Barella, c'è Darmian, servito, pronto a traversone, dentro di Lukaku. Arriva anche Lautaro! Poi Lukaku! No! Vinto Lautaro comunque. Ma meno male, ma meno male, ma meno male, perché come cazzo fai a sbagliare lì? Cioè lì è 2 metri. Che cazzo, che riesce anche a evitare fallo laterale. Allora l'arbitro dice che può bastare. Primo tempo brutto. C'è bisogno di qualità in campo nel secondo tempo, perché il Napoli non lo scardini così. Con Gagliardini non lo scardini. Insigne. Però senza meglio più avanti, perché può essere più pericoloso anche sotto. Però sì, però il piede ce l'ha meglio senza. Lorenzo. Si va a vedere Petagna. Di Lorenzo va a centrale ancora da Zielinski, a largo da Lozano, uno contro uno di Lozano, arriva il raddoppio. Ricomincia allora sempre da dietro. Oh, come si trova là? La mette Andanovic che ha parato una palla, bravo Andanovic! Una parata di Andanovic quest'anno. Questo grande Andanovic, bravo, questa è una bella parata, finalmente finalmente cazzo, bello di riflesso così fino. Finalmente tempi delle parate di Giulio Cesar mi ha fatto rivedere questa parata, è come un gol, bravo, vedi Sensi di prima, che ha pensato che... porco Giuda. Rigore! Rigore! Darmian! Grande Darmian! Andato! Ma si lanca il giallo! Grande Darmian! Oh, fammi vedere le play che magari stiamo di incazzato! Grande Darmian! Sì, no, ha buttato giù proprio il portiere! Velocità massima non lo so, vediamo. Fase di costruzione. Mi sa che è fuori gioco. No. Porca, ma come fuori gioco? C'è Luca con fuori gioco, forse Darmian no, dice. Ah, gli prende il rigore, il rigore è netto, se non è fuori gioco il rigore è netto. Il rigore è netto, bisogna solo vedere la posizione di partenza di Darmian e staranno controllando a bar naturalmente. Dai, ti prego. Se ci hanno visto fuori gioco vuol dire che c'è la... È sempre così con noi. Proprio lo fa, è andato subito in posizione, hanno verificato che si mettere in posizione regolare Darmian sull'incrocio. Ah, rigore fa. Con due di nuovo.
Ti ricordi l'altra sta volta? Sta morendo di nuovo, figa. L'altra volta ho spuzzato birra dappertutto, cazzo. Molto male ha fatto, per quello è venuto in mente. Dai Luca Cone, dai Luca Cone! Dai. Sì! Sì! Caspita! Non ne sbaglia uno, ti spiazza sempre! Solo uno ha attivato cazzo di rigore, però è entrato. Sta in 10, però voglio capire che è grande Darmian. Grande Darmianone, ragazzi. Grande Darmian. Grande Darmianone. Cioè, l'unica è che ha sbagliato di dare russo a qualcuno. Magari non l'ha detto in segno. Grande Luca Cone, non ne sbaglia uno. Sì. Cioè, dai, oh, solo ragazzi. Uno. Solo uno. Di calcio di rigore il portiere, non mi ricordo chi, ha capito la direzione ma è entrato lo stesso. L'ha intuito, pensa che roba. E niente, e gli altri no, non lo intuiscono. Mettete così, ma ormai ci mette la facciamo come copertina. Chi? Kalulu Kiatengwa. Chi cazzo è assegnato al Milan? Kalulu Kiatengwa. Questo? Kalulu Handanovic! Ma cos'è? Salvato? Sì, ha fatto una grandissima parata Handanovic. Oggi è la giornata dei portieri. Ma comunque non potevamo soffrire, cioè io veramente. Ma no, non ci dovrebbe soffrire. Qua però qua avrei dato il fallo. Non c'è giallo, ma fallo sì. Centrale. Però Danovic qua, oh, seconda. Questa mi ha ricordato un altro riflesso del grande Cesa. E anche mi ha ricordato una parata di il grande Walter Zanga. Incredibile. Ma che davvero. Uno contro uno, poi danno, prova ad andare. Poi allarga per Di Lorenzo. Vuole il traversone. Palla che passa, 1-2, no. Arriva Di Lorenzo con sinistra, Handanovic. Handanovic, terzo miracolo, figa. Sì, ma là pure di nuovo un cazzo di rimpallo un'altra volta. Bravo Sensi che preme il fallo, però non si può rischiare. Mamma mia, raga, mamma mia. Mamma mia. Guarda là che rimpallo, lo ha servito, cazzo. Lo ha messo solo davanti la porta. Madonna mia! Mamma mia! Il bonus fortuna lo stiamo sfruttando tutt'oggi. Questo giro di appendata non oggi stiamo sfruttando il bonus fortuna, comunque è scandaloso, dai. Non si può fare così. Madonna mia! Nel senso ci porta fortuna, vabbè. Pure è finita. Ma è finita! Sì! Che cazzo! Sì! Suca Caressa e Suca Bergo, mi vaffanculo, sti gufi di merda! Ma vaffanculo! Certo che lo posso dire, ma che cazzo me ne frega, certo che lo posso dire! Minchia, hanno gufato tutta la partita e non so se era fallo e forse non era fallo e lì forse c'era e lì non è mano. Ma va a cagare. Cosa? Il loro mestiere è essere imparziali. Quello è il loro mestiere. Devono fare delle telecronache imparziali. Non sono imparziali per niente. Soprattutto quando fanno l'Inter. Sempre. Soprattutto Bergamo. Che poi è accoppiato a Caressa. Ma che interista. Vai a sentire cosa dice sul Milan nell'interista. Vai. Ma non dovrebbe. Amala!